sono accorto che i due terzi della biodinamica era il buon senso che usavano i nostri nonni, quindi ho detto ma guarda un po', seminano il prezzemolo in luna tale, il giorno tale. Mio nonno lo faceva e non aveva mai sentito parlare di Steiner, quindi voglio dire, probabilmente tante cose sono questo, e quindi già da quel punto di vista lì è interessante. Tante altre hanno dei fondamenti. Io l'aspetto filosofico della biodinamica in questa fase l'ho tralasciato un po', cioè sono partito dalla parte più pratica, cioè vado un po' al contrario, però per come sono fatto io mi viene un po' più facile, poi magari avrò anche modo e tempo di approfondire altre cose. Nulla, adesso questo è il primo anno, abbiamo fatto delle prove, abbiamo fatto dei pasticci, ci siamo anche divertiti, perché poi quest'anno abbiamo iniziato nel pieno lockdown e quindi eravamo tutti qua e potevamo girare con pompa a spalla, sparare cose in giro, e in più siamo partiti un paio di amici e quindi diventava anche sostenibile la mattina alle 5 mettersi a scaldare l'acqua, perché magari se sei da solo lo fai una volta, due, tre, poi probabilmente ti passa un po' la voglia. Invece così è stato interessante. Adesso voglio dire, è chiaro che non vi posso dire i risultati perché è un po' prestino, però sarà che uno si convince delle cose, quindi vede robe che altri non vedono. Però l'impressione, questa è anche un'annata in cui chiaramente la vite non è andata in stress, perché comunque c'è stata acqua a sufficienza per mille motivi. Però l'impressione è che, cioè, oddio. Poi sul Barbera invece la vedo un po' più in questo senso, cioè questo è un vino che per sua natura è un pochino bodybuilder, cioè è un po'... Barbera ha questa tendenza, cioè o è un vino di grandi volumi o se voglio andare sul raffinato devo accettare questa esuberanza. Barbera è tanta. E poi chiaramente l'annata 17 porta anche queste note di estrema maturazione. Sì, cioè, è un vino che peraltro è abbastanza facile, tra virgolette, perché comunque il fatto di non avere tannini, cioè una Barbera ha sempre questa grande morbidezza, e quindi per tanto che sia opulenta è sempre abbastanza levigata. Bene, questo è un vino che a casa mia non si faceva. A casa mia, questa è una mia creazione, adesso parte più o meno ricca, più o meno calda, più o meno, perché quella è l'annata, non è più colpa mia, ma io sono arrivato in cantina, la prima cosa che mi è stata concessa di fare è stato, vabbè, fai la Barbera. Ma perché Barbera a casa mia è sempre stato considerato vinaccio, cioè una roba, sì, ci sono le vigne, qualcosa bisogna fare, poi tanto alla fine in Damigiana si vende. Questo era un po' il principio, la base. E allora io ho cercato di fare qualcosa che avesse una prospettiva un po' diversa. In anni non sospetti, perché più di vent'anni fa comunque non è che ci fossero tantissime barbere con una certa importanza, o meglio qui in zona, e l'ho fatto con quello che avevo, nel senso che chiaramente questo è un vino che sicuramente se mi avessero dato il budget da tecnico, da consulente, non l'azienda mia in cui dovevo cavarmela, a questo sarebbe andato sul legno nuovo e qualunque cosa. E invece io ero a casa mia e quindi ho detto vabbè, cerchiamo di dargli un'impostazione che sia quella di un vino che ha un'importanza ma che sta in un canale estremamente tradizionale, e quindi ho lavorato un po' più sulle macerazioni e poi sono andato molto più lungo, e poi ho cominciato a giocare su fusti da 500 litri, su botti più grandi. Negli ultimi anni questo è uno strumento utilissimo per me anche in cantina, perché la Barbera è quello che mi serve per abbonire i legni nuovi. Ah, certo. No, noi abbiamo colori estremamente tenui, cioè vini con colori molto sottili, non abbiamo colori profondi e cupi. Se già ci spostiamo più su Castiglione, Monforte, Serralunga, cioè su quel lato abbiamo già delle basi molto più intense. Non parlo di tonalità, parlo proprio di intensità. Noi abbiamo dei colori piuttosto trasparenti, ecco, non troppo densi. Questo è il 15. Il 15 è un'annata così, è un'annata che gioca molto su questa cremosità, senza avere strutture pazzesche, ma sono vini piacevolissimi secondo me. No, la tannicità, ecco, noi in questo siamo molto aiutati. Barolo in questo, come terroir, poi io parlo di Barolo come comune, ma non ha tanto senso, perché abbiamo anche qui delle situazioni molto diverse da una collina all'altra.
Però generalmente noi dal punto di vista della tannicità difficilmente andiamo in questi tannini particolarmente aggressivi. Se non c'è qualche problema di fondo, i vini sono sempre molto, molto equilibrati e rotondi. Paradossalmente, anche se sono altre le zone dove a volte con i tannini si fa un po' fatica. No, si fa fatica perché bisogna centrarli molto bene.